Abbiamo ospite nei nostri studi Diego Di Fabio, pilota pesarese di 21 anni che dal suo debutto in pista sedicenne vanta già 3 titoli italiani in automobilismo, e in questo weekend Di Fabio è tornato in pista sul prestigioso circuito del Mugello, vincendo al volante della Lamborghini Super Trofeo del team DL Racing. Diego, un weekend al Mugello davvero speciale. Direi fantastico. Al bordo di questa Lamborghini siamo andati molto bene, abbiamo vinto la classifica assoluta della GT Cup, quindi una categoria comunque abbastanza complicata, essendoci 3 brand come Lamborghini, Ferrari e Porsche, e noi abbiamo dominato il weekend dopo la pole position del sabato, una gara perfetta direi. Pole position di cui stiamo vedendo le immagini, subito una bella confidenza con questa Lamborghini. Sì, mi sono trovato bene, è una macchina molto particolare, ha uno stile di guida molto a sé, non è simile ad altre auto, e quindi c'è stato un po' un adattamento il venerdì, molto veloce nelle prove libere, e poi subito il sabato direi una bellissima qualifica. E la conclusione è l'inno di Mameli ascoltato sul gradino più alto del podio. Che quello è andato a incorniciare il weekend perfetto. Grazie anche ai miei 2 super compagni, Ibrahim Badawi e Rodrigo Testa, che sono stati ottimi per tutto il weekend e mi hanno insegnato molto, dato che loro sono più specialisti di me su quel tipo di auto. Ed ora dalla Lamborghini si passa alla Ferrari. Sì, tra meno di un mese gara del GT Sprint, questa volta a bordo della 488 Challenge. Vediamo, sicuramente il Mugello già ci ha dato delle buonissime impressioni ed emozioni, adesso vediamo di concludere al meglio anche tra meno di un mese. Quest'altro impegno sottintende che è un 2024 che ti vede davvero impegnato su più fronti. Sì, quest'anno sto saltando da una macchina all'altra, da un brand all'altro, con un adattamento molto molto veloce, perché sto usando la Ferrari 488 Challenge nel GT Sprint, adesso comparsa a bordo della Lamborghini e poi chissà a fine anno qualche altra gara sempre con la Lamborghini, e nell'Otus Cup europeo, dove stiamo andando fortissimo, dove già ho vinto una gara e ho fatto 2 secondi posti, uno Spa e una Magny-Cours, quindi direi bene con tutte le macchine. E che obiettivi ti dai per questo percorso trasversale su più fronti? Cercare di fare il meglio possibile, farsi vedere, dato che stanno arrivando già chiamate importanti, e cercare di essere sempre sul pezzo, per poi chissà un prossimo anno puntare ancora più in alto con qualche brand importante.